Sicuramente è stata una bellissima partita, disputata da due squadre che avevano voglia di vincere, e già questo è una cosa fondamentale. Quindi poi il pareggio giusto, sai, gli episodi condizionano. Il primo tempo il rigore è solare, quindi non voglio sentire niente, perché è clamorosamente solare, e chiaro che poi dopo quella situazione cambia l'inerzia della partita. Poi dopo però siamo riusciti ad andare in vantaggio e su una disattenzione nostra abbiamo subito il pareggio, anche meritato da parte del Teramo, perché stava spingendo, però è una squadra forte il Teramo e ha giocato a viso aperto come abbiamo giocato noi. Quindi è sicuramente una bellissima partita. Dispiace, perché un episodio così condiziona le partite, è un peccato. Quindi mister, alla fine pareggio giusto, il Teramo a livello di pericolosità qualcosa in più lo ha fatto? Non sono d'accordo, forse vi dimenticate il tiro di Marilungo uscito di un soffio nel primo tempo, quindi se andiamo a analizzare le occasioni penso che siano alla pari, e poi c'è questo episodio, voglio dire, che parla da solo. Ecco, a proposito di episodi, sul gol annullato al Teramo ho qualcosa da dire? Ho rivisto, quando parlo, perché ho rivisto le immagini, intanto il giocatore era fuori dal campo perché Ilari era dentro la porta, dopodiché ha buttato per terra Marilungo e quindi l'arbitro ha fischiato ancora prima che ci fosse il contatto con la palla, quindi parlo perché ho appena rivisto le immagini. Come molto bene. E ha detto il contrario? Non mi sembra, sì, che abbia detto la stessa, esatto, cosa. Va bene, è il gioco delle parti, Bruno fa la sua parte, io faccio la mia parte, però il giocatore è effettivamente all'interno della linea di porta e quindi in quella situazione non è regolare. Ecco, al di là di questo, che è una bella partita, lo ripetiamo, si aspettava di trovare un Teramo che tutto sommato ha retto molto bene, è stato pericoloso quanto basta, insomma, un giudizio su questo? No, sicuramente ho trovato il Teramo che mi aspettavo, una squadra costruita per vincere, fatta da ottimi giocatori, allenata da un ottimo allenatore, che è un amico oltre che un ottimo allenatore, e quindi mi aspettavo questo, ma sapevo, l'ho detto anche ieri in conferenza, che sarebbe stata una bella partita aperta, disputata da due squadre che volevano vincere e che amano giocare a calcio, quindi sicuramente questo è uno spot importante per la qualità delle giocate messe in campo, al contrario di altre situazioni. Mister, nel pomeriggio in cui la Ternana lotta e strappa un pareggio contro una rivale accreditata, la Regina senza giocare prende 3 punti a Rieti. Che ne pensa nella rincorsa alla vittoria del campionato? Ma ieri ho ricevuto insulti da Reggio Calabria perché ho detto che il campionato poteva essere falsato. Nel momento in cui gioca la Beretti o addirittura non viene disputata una partita, mi sembra palese che il campionato non ha più il suo svolgimento regolare, almeno in questa partita. Quindi è un peccato per questo campionato, per questo girone, perché è fatto da squadre di grande qualità che vogliono vincere e che si battono al massimo in ogni situazione. La Regina è stata fino qui bravissima, perché ha avuto un ruolino di marcia straordinario, e quindi nessuno vuole togliere niente alla qualità e alla forza della Regina. Soltanto che oggi sicuramente il calcio ha perso qualcosa, perché nel momento in cui o gioca la Beretti o addirittura non viene disputata la partita perché ci sono problemi in una società economici, capite che qualche cosa di sbagliato secondo me è stato fatto.